Ciao amici, buongiorno. Allora, video spesa settimanale, più o meno settimanale, da Lidl. Iniziamo subito con i prodotti congelati, così poi li ho appena tirati fuori e rimessi via. Il resto l'avevo sistemato qua. Cose che compro e ricompro e mi sono piaciute tantissimo durante l'estate. Una di queste sono questi cornetti simil Algida, i dupe dell'Algida, della linea Gelatelli, e questi sono al cioccolato e alla vaniglia. Io credo anche che questi siano comunque dei prodotti italiani. Ora io non leggo dove siano prodotti e da chi. Mi avevano detto che siano comunque prodotti da San Montana, però non so se sia vera. Comunque sia, sono buonissimi, sono davvero buoni, uguali all'Algida o alla San Montana, insomma. Poi ho preso questa pizza della Cameo, ne ho prese due in realtà. La margherita alta, non credo di averla mai provata, la pizza regina, non mi ricordo, forse proprio quando uscì all'inizio, pizza congelata, ovviamente la proverò e vabbè, ma comunque questo è un prodotto che si conosce, un prodotto anche molto molto amato. Metto via i surgelati, sono in equilibrio precario, se sapesse dove ho appoggiato la camera per registrare, vabbè. Allora, come fresco io prendo sempre da Lidl questo latte che è di quelli microfiltrati che durano più giorni, no OGM, no mangimi derivanti da OGM, linea latteria. Per me sono comodi questi perché la scadenza è spostata un po' più in là, quindi non avete il problema di prendere sempre il latte fresco e il gusto è buonissimo. Come anche mi sto innamorando di questi yogurt da bere che piacciono a me, ma soprattutto ai miei figli. Questa è linea Milbona e questo è il gusto fragola. Ora di questi io ve ne ho presi un esempio, ma prendo vari gusti. Buonissimi della Milbona sono anche questi yogurt che somigliano a uno yogurt simile della Müller. Sono praticamente identici, che hanno sotto la crema di latte e la mousse di frutta. Ora questo è alla ciliegia e io prendo questi gusti, ciliegia e fragola, sono buonissimi, è un dessert praticamente, costano una sciocchezza. Poi questa volta ho preso questo yogurt sempre della Milbona alla fragola, chissà com'è, non lo so, questo è enorme, è un pranzo praticamente. Allora io la spesa da Lidl, già ve l'ho detto, la faccio tramite Everly. Tramite Everly, che è un supermercato online molto affidabile, potete fare la spesa in vari supermercati tramite Everly vicini a casa vostra. Io, ad esempio, Lidl ce l'ho distante quasi 15 km, almeno 10 km da casa mia, ma soprattutto in una zona che mi è proprio fuori mano, molto scomoda per me, e quindi sto risolvendo così. È ovvio che non trovo le limited edition perché sul sito quelle non ci sono, anche se a volte ho provato a chiedere qualcosa di extra perché c'è la possibilità di chiedere un qualcosa in più che non c'è, diciamo, nel sito. E me l'hanno presa, quindi, però non si ha quel colpo d'occhio, non si può prendere l'abbigliamento, insomma tutte quelle cose particolari. Però per la spesa normale funziona benissimo. Vi danno anche dei buoni con cui quindi vi pagate la spesa, oppure come questa volta io ho usufruito dei cashback che sono degli sconti istantanei prendendo alcune tipologie di prodotti, tra cui questa volta io ho preso queste schifezze qua. I Kit Kat e una confezione enorme di Nesquik, siccome comunque queste sono cose che utilizzo, le ho prese e quindi comprando questi ho avuto la spedizione in regalo di fatto perché mi hanno accreditato 4 euro, 3,90 euro, quello è il prezzo della spedizione. Vi faccio vedere ancora altre cose fresche. Allora, questa volta ho preso la zucca. E mi hanno portato la zucca intera, non sapevo, però è piccolina, quindi va benissimo così, mi durerà per un po', inizia il periodo delle zucche e quindi va bene. Da Lidl potete prendere anche frutta, verdura, e devo dire anche che non riuscite a sceglierla, però gli addetti di Everly sono bravi, a me non hanno mai portato cose
rovinate né troppo acerbe, per cui sono bravi, devo dire complimenti a loro. Allora, poi ho ordinato una cosa che sto riprendendo da sempre praticamente, questi mini hamburger di carne scottona, sono fantastici, sono davvero buonissimi questi, e anche questi, sempre di carne scottona ma formato grande. Io i prezzi non ve li so dire perché comunque mi arriva lo scontrino online, però sono sempre abbastanza contenuti rispetto ad altri. Poi un'altra cosa che ogni tanto prendo sono queste, le alette di pollo speziate. E questo è lo sfizio del sabato sera, diciamo, se stiamo a casa o comunque insomma del weekend, la cosa zozza. Ancora mini hamburger, molto buone sono anche queste salsiccette di tacchino di suino e di pollo, queste sono deliziose, io le faccio nel piatto crisp, nel microonde, che io ho un microonde in cui si può anche fare il crisp della Whirlpool. E molto buono è anche questo, il trancio di salmone, a me sta piacendo questo aromatizzato al pepe. A me piace moltissimo questo prodotto, è fresco, è già porzionato, è già in scatolato, vedete, ed è già cucinato, quindi voi lo dovete, è cotto al vapore, voi lo dovete soltanto un pochino scaldare. Poi, che altro ho preso di fresco? Una confezione di prosciutto crudo, gusto dolce, anche questo è molto buono, della linea Salumeo, che è quella di Lidl dei salumi, buonissimo, sono confezionate anche molto bene, sono delle fette separate, non si attaccano e quindi ottimo. Altre cosine fresche che ho qui, la pianina, credo di aver preso stavolta quella romagnola alla riminese, sì, ce ne sono diverse qui dentro, credo siano 4, no di più, sono 5 almeno, e questa anche è buonissima. Ha una bella consistenza, non si rompe, tiene bene la cottura se la fate al forno, insomma, molto molto valida quella piadina. E l'ultima volta avevo fatto la spesa, avevo provato anche questo petto di pollo che è, diciamo, cotto al forno, è saporito ed è buonissimo, come molto buono è anche questo salmone affumicato scozzese, quando mi ricordo lo prendo. Bella carne tosta, polposa, insomma. Vabbè, qua c'è un altro prosciutto crudo, ok. Qui ho acqua e altre cose che non si rovinano. Dunque, poi ho preso i Nutella Be Ready. Lo so, io ho due ragazzi adolescenti, cioè preadolescenti, quindi ancora sono in quella fase così di transizione. Questi sono molto buoni, sono dei succhi di frutta in porzioni singole e ce ne sono dentro 6. Questi sono alla pesca, sono buoni buoni, ne ho prese due confezioni di questi, così diciamo che ho una scorta, ora ricomincia a scuola, capelli che dischi, quindi c'è il problema di preparargli la merenda. Allora, una cosa che ho provato anche che mi piace molto è questo pesto rosso della linea Baresa. Questo qui è fatto con pomodori secchi, polpa di pomodoro, formaggio e un po' di altri aromi. Hanno pomodoro e pomodoro secco, è molto gustoso, saporito, c'ha quel saporino un pochino piccante, leggermente piccante, insomma, e mi piace parecchio. Poi un po' di pasta della Combino, che insomma per la pasta di tutti i giorni non è male, ma ancora più buona è questa qua, che è della linea Italiamo, e questa è pasta di Gragnano. Questa pasta per me è buonissima, tiene molto bene la cottura e costa di più, però vi devo dire che anche questa non è per niente male, insomma io mi trovo benissimo con entrambe. Poi ho preso un po' di scatolette di tonno, sempre della linea Lidl, questo è il Nyx con olio di girasole. Ho preso la soia, credo di averne prese due confezioni, la bevanda di soia, soia drink, questa, della linea sempre Milbona, gusto naturale, quindi questo non ha il gusto vaniglia,
non è addizionato con vaniglia. Io questa la uso la mattina, ma io bevo anche il latte tranquillamente, però insomma ogni tanto alterno e uso la soia quando mi faccio il bibitone di Faberlic, il sostituto del pasto. Preferisco prendere quella naturale perché il sostituto del pasto di Faberlic ha già un suo sapore forte, quindi per non renderlo eccessivamente dolce. Allora, poi ho preso un po' di bottiglie di acqua. Questa è quella che prendo di solito io, la marca Saguaro, ma stavolta l'ho presa frizzante. Non so perché, perché io di solito prendo quella oligo minerale, cioè quella verde comunque. Che mi piace molto, questa deve essere un po' più strong. Questa è la perla ed è imbottigliata in Monte San Savino in Toscana, sorgente Monte San Savino in Toscana. Bene, bene, io credo di aver finito, di avervi fatto vedere più o meno tutto. Sì, lì c'è ancora altra acqua, mi pare di sì. Più o meno sono cose abbastanza ricorrenti queste. Consigliatevi qualcosa che ancora non ho provato da Lidl, e qualcosa di sfizioso, qualcosa di stuzzicante, qualcosa anche un po' di zozzo, un po' di appetitoso. E io vi ringrazio come sempre per seguirmi anche in questi video. Oddio, mi crolla tutto. Vado a mettere tutto dentro e un bacio al prossimo video. Ciao!